Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento ultimo della settimana con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali, quotidiani che sono in edicola, sono il Messaggero per quanto riguarda la nostra rassegna e la Città, quotidiano della provincia di Teramo, mentre il Centro prosegue il suo sciopero dopo la cessione da parte del gruppo L'Espresso ad una cordata di imprenditori locali capeggiata dall'imprenditore della sanità privata Luigi Pierangeli. I redattori e i poligrafici sono in sciopero e questo continuerà almeno fino a lunedì, a salvo un altro pacchetto di ore di sciopero che verrà deciso in seguito. E quindi cominciamo subito dalla prima pagina del Messaggero. Questo è l'inserto: Abruzzo, guerra dell'acqua, Ato sotto tiro. Questo è il titolo di apertura. Intervento nella nomina del nuovo vertice ACA, la forestale acquisisce i documenti, la procura indaga sul discostamento dalla prassi. Oggi intanto la resa dei conti tra i sindaci nell'assemblea prevista per questa mattina. Blitz degli uomini della forestale ieri mattina negli uffici amministrativi del Lato. Su ordine della procura sono stati acquisiti 4 faldoni di documenti. L'inchiesta, che conta già alcuni indagati probabilmente al vertice dell'ente per reati di natura societaria, è da collegarsi alla dura battaglia politica in corso da diverse settimane ormai per la nomina del nuovo amministratore unico dell'ACA. Proprio per oggi il presidente uscente Vincenzo Di Baldassarre ha programmato l'assemblea dei 64 sindaci che costituiscono la platea elettorale. Ieri c'è stata la prima riunione, che però non ha raggiunto il numero legale. E poi il passato: i viaggi a Roma con l'auto blu di D'Ambrosio. L'auto blu del Lato utilizzata per gli andirivieni con Roma connessi all'attività di parlamentare. Ecco il perché della condanna per peculato di Giorgio D'Ambrosio. E poi a centropagina nella fotonotizia: la causa Chieti, l'università contro l'ex direttore, pignorata la villa di Marco Napoleone, l'Ateneo vuole la restituzione degli stipendi non dovuti. Così l'Università di Chieti ha ottenuto il pignoramento della villa dell'ex direttore generale dell'Ateneo Marco Napoleone nell'ambito della causa giudiziaria su presunti stipendi non dovuti al manager. Il prestigioso immobile potrebbe andare all'asta. Sempre a centropagine, l'avvertenza Santa Croce: scatta la mobilità per 75 lavoratori. Il patron Colella lancia accuse alla regione, ci negano la proroga, vogliono farci chiudere. Andiamo a leggere anche questo estratto dell'articolo interno. Licenzio tutti, precise il patron dell'acqua Santa Croce, Camillo Colella, e ieri ho avviato le procedure previste dalla legge. Non posso farci nulla, visti no immotivati della regione Abruzzo a proroghe o rinnovi di concessione. L'azienda continuerà a mantenere gli impegni presi con tutti i suoi clienti, assicurando la continuità e la puntualità delle forniture di prodotto. Ogni voce di cessione dell'azienda è infondata, la regione vuole farci fuori. Così prosegue questa querela tra regione e vertice dell'azienda Santa Croce. Andiamo a vedere nel taglio basso: test atomico, il senatore Razzi da Kim in Corea. La minaccia nordcoreana che sta tenendo il mondo in apprensione con i test atomici, ancora una volta pronto a fronteggiarla lui, il senatore Antonio Razzi. Ero da loro pochi giorni fa con una delegazione italiana composta da 12 persone tra senatori e imprenditori. Siamo stati l'unica delegazione straniera ad aver accesso al 9° congresso nazionale dei giovani, che si è tenuto nello stadio della capitale, uno dei più grandi del mondo, con capienza di 200.000 persone. Questo racconta il senatore Razzi. Andiamo di spalla: i poeti declamano i loro versi dedicati ai colori e ai piatti gourmet. L'arte che cambia, poesia in versione mitteleuropea con sguardo sulle due rive dell'Adriatico e i suoi colori, versi e cibo. Oggi alle 18:30 10 artisti saranno presenti a San Vito
Chietino in Piazza Garibaldi per l'edizione 2016 dei Colori della Poesia. Singolare performance in piazza questo pomeriggio, come detto, a San Vito Chietino. Andiamo a vedere anche sotto la testata. Il MotoGP Annone cade e si fa male, oggi si decide se farlo correre, poi la Lega Pro, il Teramo a Pordenone decimato, sarà dura, e la Serie A, Pescara vai a punti con l'Inter, ma non è titolare l'idea di Oddo. Il difensore Crescenzi avverte il Delfino, attenti ai duelli individuali, l'ex Pasquale, l'ex Pasquato ora in Russia, mi sarebbe piaciuto restare in questo gruppo. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Messaggero. Prima di passare alla città, andiamo su internet e precisamente sul quotidiano online Pescara Post, e andiamo a vedere una notizia che arriva da Pescara. E che si è verificata ieri sera. Infatti, una lite in via Aldo Moro ha reso necessario l'intervento dei carabinieri e della polizia dopo diverse segnalazioni di uno scontro a fuoco giunte ai rispettivi centralini. E vedete proprio questa l'home page di pescarapost.it: sparatore in via Aldo Moro, uomo armato esplode colpi dal balcone. Andiamo all'interno per approfondire questa notizia. Una sparatoria si è verificata a Pescara ieri sera, l'episodio in via Aldo Moro nei pressi del civico 133. Secondo le prime ricostruzioni sull'accaduto, un uomo avrebbe esploso alcuni colpi da un balcone raggiungendo un muretto e il tetto di un'automobile. I protagonisti dell'episodio, stando alle indiscrezioni di ieri sera, sarebbero gli stessi che qualche tempo fa avevano dato vita ad una violenta lite in strada culminata con il parabrezza di un'auto frantumato con una marmitta di un ciclomotore. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 per una ragazza ferita ad un braccio con un oggetto contundente. L'uomo che ha sparato vive al primo piano ed è attualmente ed è armato. Ieri sera, insomma, la notizia è stata scritta ieri sera, era armato e le forze dell'ordine hanno cercato di localizzarlo all'interno del palazzo. Queste, insomma, le prime informazioni su quanto accaduto ieri sera in via Aldo Moro a Pescara. Adesso invece passiamo alla lettura della prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere, insomma, anche dalla provincia teramana quali sono le principali notizie odierne. Vi ricordo che ieri il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha ufficializzato la decisione di posticipare di una settimana la riapertura delle scuole comunali, dunque studenti sui banchi il 19 di settembre. Possiamo visualizzare proprio la prima pagina della città e vedete nel taglio alto la decisione ufficiale del sindaco, prima campanella rimandata, come vi dicevo, al 19 di settembre. Poi sicurezza per le scuole superiori, la situazione è complicata, scrive la città, inagibili parzialmente anche il Milli, il Montauti e il Curie. Poi il titolo di apertura invece è giù le mani dalla funivia, il rettore replica la furbata del sindaco che vuole i fondi del master plan per il polo scolastico. E di spalla si è spento in Molise, oggi funerali dell'ex vescovo Antonio Nuzzi, che è stato fino al 2002 e dalla fine degli anni 80 vescovo della diocesi di Teramo Atri. Poi Montepagano, scuola chiusa per colpa dell'ex sindaco Pavone. A Teramo problemi in dogana per le pietre del corso. E sotto la fotonotizia, scuola bus scaricata dalla ditta Gaspari, Giulianova, Mastro Mauro userà uomini e mezzi del comune. A centropagina invece il calcio di Lega Pro, il mister del Teramo cerca la svolta a Pordenone, Zauli prova lo sgambetto a quella che è stata anche una squadra dove ha allenato, anche se per un breve periodo. Nel taglio basso, Alba Adriatica, sindaco Piccioni dimettiti, e poi l'antologica 50 anni di pittura di Gino Berardi in mostra alla Fondazione Pescara Abruzzo. E dunque questa anche la prima pagina della città.
Adesso apriamo lo spazio dedicato alla rassegna nazionale con i principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Caso Roma, il calo dei 5 Stelle, il titolo di apertura. La crisi in Campidoglio, no del leader Beppe Grillo ai giochi del 2024. Raggi adesso cerca nuovi assessori, restano il primo partito, i 5 Stelle, ma con un calo nei sondaggi. Grillo scrive al Corriere: non siamo perfetti. È chiaro che quanto accaduto in Roma, a Roma, ha avuto delle ripercussioni anche sul gradimento degli elettori nei confronti del Movimento 5 Stelle. Andiamo nel taglio alto. Austerity, Berlino attacca Italia e Francia, Renzi, la Germania rispetti le regole. È ricominciato lo scontro proprio sulla cosiddetta austerity, sul rigore imposto e voluto soprattutto dalla Germania per quanto riguarda i paesi aderenti all'Unione Europea, rigore sul bilancio e sulle spese degli stati per evitare che insomma, il deficit degli stessi stati possa continuare ad aumentare. Poi abbiamo l'inchiesta sulla Brexit e intanto Londra aggira l'Unione Europea sulla Brexit. Poi per quanto riguarda sempre la notizia che riguarda lo scontro sull'austerity in Europa, le mosse tedesche, la sfiducia che logora l'Europa è l'editoriale che troviamo questa mattina sul Corriere della Sera. Centropagina, l'anniversario, lo scrittore Jay McCartney, New York, 15 anni dopo, guarita dall'11 settembre. Andiamo sulla Repubblica adesso. Effetto Raggi, PD supera il Movimento 5 Stelle. Questa è la lettura di Repubblica. Sondaggio Demos Repubblica. I Dem salgono al 32%, i grillini scendono al 29%. La destra in crisi. Lavoro, boom di licenziamenti, giù i contratti stabili. Unione Europea, scontro Berlino-Roma sulla flessibilità. C'è un po' il riassunto di tutta la giornata di ieri in questo titolo di apertura della Repubblica. E poi l'intervista al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano: basta guerra sul referendum e l'Italicum va cambiato. Andiamo adesso sul Messaggero. Basta tagli, ora si investe. Questo è il titolo, l'intervista al ministro Padoan. La riduzione della spesa pubblica è causa della minore crescita. Nella manovra produttività e risorse per la povertà, il no al referendum sarebbe un grave danno. Così il ministro dell'Economia Padoan. E poi per quanto riguarda invece quanto sta accadendo a Roma, troviamo l'editoriale di Oscar Giannino, La poltrona vuota, sul bilancio l'approccio sbagliato alla capitale, se ovviamente si parla del Movimento 5 Stelle. E poi a centropagina, rifiuti, inchiesta sugli incontri fra Muraro, Vignaroli e Cerroni. Anche questa inchiesta sui rifiuti è parte del caos che ha messo un po' in crisi il Movimento 5 Stelle alla guida del Comune di Roma. E poi la Nord Corea, incubo nucleare, nuovo test mai così potente, Seul, esplosione paragonabile a quella di Hiroshima. Nel taglio basso, 11 settembre, l'inizio della grande paura, 15 anni fa l'attentato che ha cambiato per sempre il mondo, e domani ci sarà ovviamente il ricordo di quella giornata. Andiamo adesso sulla Stampa. Scoppia la lite europea sull'austerity. In Grecia i paesi del fronte mediterraneo chiedono meno rigore. Il ministro tedesco Schäuble critica anche Draghi. Berlino irresponsabile, il vertice di Atene con Italia e Francia. Renzi, soffrono il nostro attivismo. Questa è la lettura della Stampa. Centropagina, nucleare, la bomba più potente di Kim, quinto test atomico in Corea del Nord, Obama, ci saranno conseguenze, così il presidente degli Stati Uniti. E poi anche la Cina prende le distanze. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico italiano. Borse e bond sotto tiro, allarme sui tassi degli Stati Uniti e sul quantitative easing. La paura di una stretta mondiale sugli stimoli monetari affonda Wall Street e l'Europa. Dopo 40 sedute il Bund torna positivo, più 0,017%.
Poi troviamo il focus per quanto riguarda tasse, pensioni, lavoro e casa, il focus che sta proponendo il Sole 24 Ore. Poi sempre nel taglio alto lavoro e industria, contratti stabili in frenata e più licenziamenti, fondo di garanzia più ampio. Ritroviamo anche il vertice in Grecia, vertice anti-austerità ad Atene, ora la crescita, Renzi, Angela Merkel rispetti le regole sul surplus, ci sono state polemiche proprio sul surplus commerciale della Germania con il presidente della BCE Draghi, che ha invitato la Germania a spendere di più e a raccogliere insomma anche la liquidità che la stessa Banca Centrale Europea sta mettendo in campo da tempo. E poi le banche italiane, pronta la svolta per Monte dei Paschi verso il CDA per il sostituto di Viola, Morelli favorito, Renzi, Siena non preoccupa. Il titolo intanto perde il 2,2%, Rossi di Banca Italia dice preservare la stabilità. Andiamo sul Giornale adesso. Disunione europea, Berlino a Renzi, stupido e irresponsabile. Schäuble attacca il premier ospite di Tsipras, lavoro crollano intanto le assunzioni. E poi lo sfogo di De Dominicis, l'ex assessore al bilancio, il Movimento 5 Stelle mi ha usato e gettato, questo per quanto riguarda Roma. Andiamo su Libero adesso, se le cose non vanno è colpa tua, Grillo, basta cabaret, fai tu il capo del Movimento 5 Stelle, che scrive Libero allo sbando perché nessuno comanda sul serio, dunque questa è l'invocazione del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Renzi, la politica fuori dalle banche e caccia Viola del Monte dei Paschi, Siena, la D se n'è andato su ordine di Palazzo Chigi che la consegna a JP Morgan, questa la lettura del Fatto Quotidiano, poi che scrive il successore indicato dal colosso del credito americano per la discontinuità e Marco Morelli multato da Banca Italia era lì al tempo di Mussari quando insomma ci sono stati maggiori problemi per quanto riguarda Monte dei Paschi al tempo della scalata ad Antonveneta. E poi il Job Act, i dati del Ministero, senza più incentivi è sparito un terzo dei contratti stabili. Poi andiamo a centropagina, riciclaggio e frode, 10 anni e 7 mesi ai testimonial del Premier, amici di Matteo, beneficiari mancati della legge salva evasori. Andiamo sull'Unità, l'ottavo re di Roma, il titolo di apertura, Grillo da spettacolo e replica l'assurdo no all'Expo di Milano con un calcio alle Olimpiadi, capitale in ginocchio e giunta indecisa a tutto, l'ex assessore De Dominicis che dice un asilo infantile, ovviamente questa è la lettura dell'Unità che vi ricordo, è il quotidiano che fa riferimento al partito democratico. E poi a fianco alla testata dell'Unità, presto l'incontro fra i PM egiziani e i genitori di Giulio Regeni, consegnati intanto i tabulati del telefonino. A centropagina invece questa fotografia, l'abbraccio tra Tsipras e Renzi, Renzi, Tsipras e Hollande, un'altra Europa, subito ira dei falchi tedeschi, questo per quanto riguarda il fronte anti-austerità. Andiamo adesso sull'Avvenire, un'Europa sociale, è il titolo di apertura, Carta di Atene contro l'austerità, ma Berlino attacca il vertice fra Tsipras, Renzi e Hollande. Il summit dei 7 paesi del Mediterraneo chiede più investimenti per sostenere la crescita e l'occupazione, la Germania risponde che è un'iniziativa poco intelligente. A centropagina, prova di forza atomica, la Nord Corea fa paura, questa ancora la notizia che arriva dal continente asiatico. Il Mattino di Napoli ora, rigore, scontro Germania-Italia. Schäuble replica al governatore, colpa della BCE se non si cresce, all'Eurogruppo accordo sulla flessibilità in salita. Renzi e Hollande dicono basta austerity, Berlino attacca chiamandoli irresponsabili e critica il presidente della BCE Mario Draghi.
Poi abbiamo il caos a Roma, Raggi gli ultimatum di Grillo e il comico avvisa il sindaco, no alle Olimpiadi, Muraro deve dimettersi subito. E poi troviamo il calcio di Serie A con il Napoli, ma Sarra e Dela hanno la stessa strategia, il tecnico Higuain addio pesante, mercato fatto in prospettiva. Il Secolo XIX adesso, il quotidiano genovese, vertice contro l'austerity, l'ira di Berlino, vedete la notizia che ricorre un po' su tutte le prime pagine nazionali. Ad Atene, leader dei paesi del sud Europa, Italia e Francia irresponsabili secondo Berlino, Renzi invece dice adesso i tedeschi rosicano. E poi la procura genovese, coordinate tutte le indagini, emergenza incendi, in fumo 1000 ettari in Liguria. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano pugliese apre con Renzi Emiliano, patto in fiera, il governatore continua a punzecchiare il leader, ma oggi forse sarà tregua, Grillo chiude le Olimpiadi 2024, la Raggi alla ricerca di nuovi assessori, questo per quanto riguarda il riassunto della giornata di ieri. Adesso apriamo rapidamente anche lo spazio dedicato allo sport nazionale con i principali quotidiani sportivi italiani, poi passeremo al meteo. La Gazzetta dello Sport, questa è la prima, riparte una Serie A mai vista, così il mercato può cambiare il campionato e vedete i principali acquisti delle grandi squadre italiane: Pjanic per la Juventus, Maximovic per il Napoli, Gerson per la Roma, João Mario per l'Inter che sarà il prossimo avversario del Pescara e poi Pasalic per il Milan. Invece sotto la testata troviamo il motomondiale, Misano Thriller, Iannone cade, ha una vertebra rotta ma ci potrebbe essere l'ok dei medici per correre il Gran Premio, Vale dito medio a Espargaró, questa la lite con lo spagnolo, Rossi accusa, mi ha frenato e insultato, lo spagnolo gli consiglia una camomilla. Nel taglio basso c'è Mourinho contro Pep Guardiola, il derby dei sogni, oggi a Manchester la sfida più attesa in Premier. Adesso andiamo sul Corriere dello Sport. Sarri, che dici? Stasera a Palermo il tecnico agita il Napoli. Abbiamo fatto colpi in prospettiva, ora vediamo cosa significa nel presente. De Laurentiis aveva detto il nostro è stato un grande mercato. E poi a tu per tu con Di Biagio, da Zeman a Lippi il calcio è sogno. Questo è la tu per tu di Walter Veltroni. Sotto la testata ecco la nuova Juve con Dybala ed Higuain. Nel pomeriggio scontro al vertice con il Sassuolo, dove debutterà la grande coppia. Allegri, bisogna vincere e continuare in Europa. E poi l'inchiesta, la Super Champions riservata ai top club, i segreti della Coppa che verrà, un progetto shock nei piani di arabi e cinesi, le leghe europee in rivolta. Andiamo su Tutto Sport, spettacolo, questo è il titolo di apertura, Juve Sassuolo largo al trio Meraviglia, alle 18 allo Juventus Stadium, Higuain, Pjanic e Dybala insieme per la prima volta, Allegri punta sulla classe pura per dare la caccia al sesto scudetto consecutivo e alla Champions. Poi stasera c'è Palermo-Napoli e Sarri guarda altrove, scrive Tutto Sport, poi al Genova entusiasmo senza fine per il boom degli abbonamenti e United City a Manchester, Mourinho contro Guardiola, il derby è d'oro. E per quanto riguarda invece il Torino, Art, non bere e non correre, lo grande ex del Toro e del City ripensa al suo incidente e scherza con il nuovo portiere Granata. Questo per quanto riguarda anche i principali quotidiani sportivi italiani. Adesso diamo spazio al meteo con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Che tempo farà nel weekend a te?
Ora, credo, la situazione è ancora caratterizzata dalla presenza di un'area di instabilità sulle nostre regioni centro-meridionali, area di instabilità che sta dando luogo ad annuvolamenti sulla nostra regione e anche a dei rovesci, come è accaduto stanotte, soprattutto nel Chietino, in particolar modo nel Vastese. Nelle prossime ore avremo ancora un cielo nuvoloso, soprattutto sul settore orientale al mattino, ma durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio tenderanno a svilupparsi, a formarsi dei temporali a partire dalle zone altocollinari e montuose, temporali che poi si estenderanno, complici le correnti favorevoli, verso il settore occidentale, quindi sulla Marsica, nell'Aquilano, con possibilità di occasionali fenomeni anche di una certa consistenza. Quindi si prospetta un weekend all'insegna dell'instabilità, mentre se da un lato in serata e in nottata i fenomeni sul settore occidentale tenderanno gradualmente ad attenuarsi, c'è la possibilità di formazioni temporalesche in nottata e al primo mattino, nella prima parte della mattinata di domenica, sull'Adriatico centrale, temporali che potrebbero interessare stavolta anche la fascia costiera, in particolar modo il Pescarese e il Chietino sono, diciamo, le zone dove potrebbero verificarsi questi fenomeni. Poi nel corso del pomeriggio di domenica invece torneranno ancora una volta a svilupparsi i temporali sulle zone altocollinari e montuose in estensione verso il settore occidentale della nostra regione, ma in attenuazione in serata e in nottata. Un ulteriore lento miglioramento, Alfredo, avverrà nella giornata di lunedì e nei primi giorni della prossima settimana, con temperature in graduale ripresa, tuttavia sussiste ancora la possibilità, almeno fino a martedì, di qualche annuvolamento piuttosto intenso e consistente sulle zone montuose, con possibilità di temporali pomeridiani in estensione ancora una volta verso la Marsica e verso l'Aquilano, ma con il passare dei giorni i fenomeni diverranno meno frequenti e anche meno intensi. Probabilmente poi nella prossima settimana il tempo sarà in lento miglioramento, come anticipato poc'anzi, ma c'è da segnalare la possibilità di un nuovo guasto del tempo a partire da giovedì e venerdì a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica, una perturbazione che si avvicinerà alla nostra penisola. Poi non abbiamo ancora dati attendibili per capire quale sarà l'evoluzione nel fine settimana, ma di questa situazione, Alfredo, ne riparleremo diffusamente nel corso della prossima settimana. A te. Giovanni, possiamo dire che siamo stati fortunati in un certo senso con questa ondata di instabilità, perché sia in Molise che in Puglia, insomma, ci sono stati tanti problemi per quanto riguarda il maltempo. C'è stata anche purtroppo una vittima nel Foggiano. Sicuramente sì, perché questa situazione, cioè la presenza di un'area di instabilità, cioè di aria fredda in quota che staziona sull'Adriatico, sulle regioni ioniche, sulle regioni centro-meridionali, potenzialmente può dar luogo alla formazione di temporali anche di forte intensità, ma soprattutto temporali che si susseguono sempre sulle stesse zone, come sta accadendo anche in queste ultime ore, soprattutto sulla Puglia, ma anche in Molise, temporali che interessano spesso e volentieri sempre le stesse zone, insomma, e favoriscono precipitazioni intense, ma soprattutto abbondanti. Quindi questo è un rischio che fortunatamente sulla nostra regione è, diciamo, io credo sia passato, però ecco, nelle prossime ore ci saranno sicuramente dei temporali localmente intensi che riguarderanno le zone montuose e il settore occidentale, mentre tra stanotte e domattina c'è la possibilità, Alfredo, di temporale anche lungo la fascia costiera. Questa è una situazione da non sottovalutare, insomma, localmente ci potrebbe essere anche qualche fenomeno intenso, ma ripeto, poi fortunatamente la situazione tenderà gradualmente a migliorare nei primi giorni della prossima settimana, con instabilità in graduale attenuazione. A te. Grazie Giovanni, mentre parlavi la regia di Maurizio Daguì ha messo in onda tutti i vari riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo nella nostra regione, allora rivediamoli insieme. Questa è la pagina home page di abruzzometeo.org, e poi ci sono le pagine Facebook, quella personale di Giovanni De Palma e poi la pagina di Abruzzo Meteo. Grazie a Giovanni De Palma per essere stato con noi anche questa mattina. Giovanni, ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Prima del break pubblicitario facciamo gli auguri a tutti quanti si chiamano Nicola, perché oggi la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino, si celebra appunto
la ricorrenza il 10 di settembre. San Nicola da Tolentino si chiama così perché i genitori, per avere questo bambino, fecero un pellegrinaggio nel santuario di San Nicola di Bari e quindi poi resero omaggio al santo chiamandolo con lo stesso nome. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e andiamo ad approfondire le stesse nelle pagine interne del Messaggero. Vi ricordo che il centro non è in edicola per lo sciopero dei giornalisti e dei poligrafici a seguito della cessione del quotidiano d'Abruzzo da parte del gruppo L'Espresso ad una cordata di imprenditori locali. Quindi andiamo a vedere la pagina Abruzzo del Messaggero. Sicurezza, controlli in tutti gli ospedali, l'incognita Pescara dopo Sulmona e Chieti, osservato speciale il presidio di Penne, possibili sorprese anche nei plessi del capoluogo adriatico. L'assessore regionale alla sanità Paolucci: stiamo attivando i fondi per risolvere le criticità evidenziate dalle ispezioni. Intanto ieri c'è stata l'inaugurazione del reparto di lungodegenza all'ospedale Bernabeo di Ortona. Andiamola a vedere nel servizio di Francesca Romana Testi. Procede il riordino della sanità in Abruzzo dopo le polemiche che si erano sollevate, le preoccupazioni di chi vedeva togliersi dal proprio territorio interi reparti. Ortona oggi inaugura un reparto dedicato esclusivamente alla lungodegenza. Il concetto, portato avanti sin dall'inizio, è stato quello di evitare sovrapposizioni in più territori e dedicare invece pertinenze specifiche ai poli ospedalieri. È un reparto nuovo ed è uno di una lunga serie, perché abbiamo inaugurato ginecologia oncologica, oggi lungodegenza, prossimamente ci sarà anche la dermatologia oncologica, la riabilitazione e tanti altri servizi. L'idea finale e conclusiva è quella di dire: io scendo in campo con 11 giocatori che non siano 11 difensori, che erano i vecchi presidi abruzzesi, tutti a fare le stesse cose con numeri diversi e qualità scarsa. Invece l'idea è dare a ognuno una sua vocazione. Il nuovo reparto, costato 120.000 euro all'ASL di Vasto Lanciano Chieti, offrirà già dalla prossima settimana ospitalità con 24 posti letto dotati di tutte le più recenti innovazioni del campo, a partire dai letti completamente automatizzati, materiali tecnici per evitare le complicanze dei lunghi periodi costretti a letto, un salottino pensato per gli incontri con i visitatori, la ripavimentazione dell'intera area e la consapevolezza di poter gestire più appropriatamente un carico di pazienti che nel 2015 ha raggiunto le 1500 unità. Si tratta infatti di un modulo assistenziale connesso strettamente alla geriatria e a tutte le patologie definite croniche. Ortona oggi è il presidio abruzzese con la più alto tasso di mobilità attiva, cioè viene la gente da fuori, qui a Ortona, dalle altre regioni e dalle altre province, per farsi curare, soprattutto per i servizi oncologici connessi al femminile, purtroppo. Ma insomma, così come ci sono i problemi, il sistema sanitario con qualità come qui a Ortona deve caricarsi di risolverli. Allarghiamo lo sguardo all'estero. Atomica, razzi in Corea prima del lancio, al mio amico Kim serve per difendersi. Questa è la testimonianza da parte del senatore Razzi, che da tempo insomma si reca nella Corea del Nord per visite diplomatiche, per così dire. Test non autorizzati, la Francia ha fatto allo stesso modo, ora va tolto l'embargo al regime, io posso mediare. Come vi ho detto, si pone Razzi come mediatore tra il paese della Corea del Nord e l'Occidente. Roccaraso, ecco gli insigniti del premio Suffoletta per quanto riguarda appunto la cultura. E poi nel taglio basso, scuola, chieste 1700 esenzioni per i bus, la regione concede altri 10 giorni, il numero basso dovuto forse alle difficoltà di reperire i nuovi modelli ISEE, il termine per presentare le domande è stato prorogato al 20 di settembre, così come avevano chiesto ad esempio i sindacati e in particolare la CGIL, proprio per le difficoltà nella compilazione della domanda
ma soprattutto nel reperire i documenti necessari. Adesso andiamo sulla pagina Abruzzo della città, andiamo a vedere anche per quanto riguarda la città, la pagina dedicata alla regione. Parolisi sarà trasferito in un carcere civile, il caporal maggiore condannato per la morte della moglie Melania Rea ha perso lo status di militare il 16 giugno scorso. L'appello a chiedere il trasferimento in un carcere civile era stato sollevato dal padre di Melania Rea, richiesta accolta dal Ministero della Difesa e notificata all'uomo attraverso una lettera. Andiamo a vedere insieme il servizio di Elisa Leuzzo. Salvatore Parolisi, condannato in via definitiva a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Melania Rea, uccisa nell'aprile 2011 nel boschetto di Ripe di Civitella in provincia di Teramo, è fuori dall'esercito. Il generale Alberto Rosso, capo di gabinetto del ministro della difesa, Roberta Pinotti, ha accolto l'appello di Gennaro Rea, padre di Melania. In data 16 giugno 2016, infatti, la Direzione Generale per il Personale Militare ha decretato la perdita di status militare di Salvatore Parolisi, nonché la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione della difesa a far data dal 13 luglio 2016. Il trasferimento di Parolisi presso un istituto di pena civile verrà eseguito una volta disposto dalla competente Procura Generale di Perugia, già in tal senso formalmente interessata dal Ministero. Parolisi, attualmente detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, sarà quindi trasferito in un carcere civile, forse già a partire dal mese prossimo. Il 28 settembre prossimo, infatti, è prevista l'udienza con cui la Procura Generale di Perugia chiederà ai giudici l'applicazione di un'ulteriore pena accessoria che non era prevista in sentenza. La sentenza definitiva per Salvatore Parolisi era arrivata lo scorso giugno. I giudici della Corte di Cassazione avevano deciso di rigettare il ricorso presentato dai legali dell'uomo e confermare in toto la sentenza emessa dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Perugia del 27 maggio 2015. Una sentenza che condanna Salvatore Parolisi a 20 anni di reclusione. La pagina di Pescara del Messaggero ora, guerra dell'acqua sotto inchiesta, il titolo che apre le cronache pescaresi. Acquisiti dalla forestale i documenti relativi all'intervento dell'ente nell'ambito della nomina del nuovo vertice dell'ACA, la procura ipotizza reati di natura societaria. Il caso è stato sollevato da 21 sindaci favorevoli alla conferma di Enzo Di Baldassarre. La procura punta a stabilire difformità rispetto alla prassi seguita in occasione dei precedenti rinnovi delle cariche sociali. Oggi ci sarà lo scontro, immaginiamo, fra i 64 sindaci che compongono la platea elettorale che dovrà rinnovare l'amministratore unico. I sindaci si contano, vedete la resa dei conti nell'assemblea di questa mattina. Con queste premesse si annuncia particolarmente rovente l'assemblea dei soci dell'ACA, che si riunirà questa mattina proprio in base alla richiesta dei 21 sindaci favorevoli alla conferma dell'amministratore uscente Enzo Di Baldassarre. Sarà una conta decisiva che, rispetto agli assetti di base delle amministrazioni coinvolte, riserverà in ogni caso sorprese frutto di accordi trasversali. E a dire la sua è anche il Movimento 5 Stelle, che con una nota del consigliere regionale Domenico Pettinari dice: l'acqua non può essere di proprietà di nessuno, bensì un bene condiviso equamente da tutti, l'accesso deve essere garantito come un servizio pubblico. E poi, sempre per quanto riguarda il tema acqua, viaggio a Roma con l'auto aziendale, i motivi della condanna di Giorgio D'Ambrosio, l'ex presidente del lato e parlamentare ritenuto colpevole di peculato con una pena di 2 anni e 8 mesi. Nel taglio basso, insegnanti di sostegno, flash mob contro i posti cancellati dall'organico, e poi primo giorno con la banda all'istituto di via Scarfoglio. Continuiamo con le cronache di Pescara. Alberi, nuovi esami e prove di tregua. L'assessore Di Pietro apre alle richieste degli ambientalisti, sì alle analisi supplementari ma niente test di trazione. Una quindicina di esemplari malati potrebbero salvarsi, una parte del fronte del no disponibile al confronto. Intanto piante come bacheche, lo scempio di Viale Pindaro, chiodi e nastro adesivo sulle cortecce per affiggere gli annunci
per gli affitti degli universitari. Ieri c'è stata la commissione di garanzia e controllo al comune di Pescara. Andiamo a sentire questa intervista al presidente della commissione Carlo Masci, realizzata da Paolo Renzetti. Ho voluto convocare questa commissione proprio per trattare un argomento che in questi giorni va per la maggiore in città, perché questa vicenda è veramente inquietante e l'amministrazione che sta tagliando alberi a tutto spiano senza un effettivo controllo, soprattutto pini che sono la storia di Pescara. Ecco, vogliamo capire perché c'è questa operazione che si sta portando avanti a tamburo battente, senza ascoltare le associazioni, senza ascoltare i cittadini, senza ascoltare i consiglieri comunali che hanno preso una posizione chiara, perché questa vicenda può essere gestita nella maniera migliore, non in maniera improvvisata come si sta facendo. Sì, c'è questa relazione di cui si parla, ma mi sembra che ci siano relazioni altrettanto importanti che dicono che forse questi alberi non dovevano essere tagliati e che di fronte a una situazione tale per cui ci sono delle zone in cui gli alberi, i pini sono rappresentativi di una storia della città, bisogna andarci con i piedi di piombo. Ecco, chiediamo al sindaco di evitare queste posizioni oltranziste. Io l'ho definito scherzosamente Attila in questi anni, perché con la vicenda del mare o altre vicende sicuramente lui non sta facendo gli interessi della città, però sulle piante e sui pini veramente sta esagerando. Abbiamo convocato anche le associazioni che si interessano di ambiente, perché loro hanno preso chiaramente una posizione definita, ma credo che questa sia la posizione di tutti i cittadini di Pescara. L'altra Pescara, cura da 58 milioni di euro per le periferie, si punta su sicurezza e misure sociali, progetti privati e interventi del Comune, ecco quelli finanziati dal Governo con un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è scaduto il 29 di agosto. Ieri il Comune ha presentato appunto gli interventi, mentre nella serata si spara per una lite a San Donato, indagano i carabinieri. L'episodio è avvenuto, come abbiamo detto anche nel corso della prima parte della trasmissione, in via Aldo Moro nel quartiere San Donato, al culmine dell'ennesimo litigio fra due vicini di casa parenti. Sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco, per fortuna non si sono registrati feriti gravi, solo una persona è stata presa di strisce e medicata in ospedale. Su quanto accaduto, come detto, sono in corso le indagini dei carabinieri. Ancora dall'area metropolitana, da Zingaretti a Frassica, quante stelle in scena al massimo, big e talenti nascenti, prosa e musica, un sapiente mix nella stagione allestita da Baltimore, si parte a dicembre. Un testo di Tomasi di Lampedusa e un concerto cabaret di spettacoli firmati da due grandi attori. Sempre per quanto riguarda gli spettacoli, scenari europei, ecco il teatro giovane al Florian. Di spalla invece Montesilvano, l'invasione dei campioni del triathlon per l'evento che si terrà il 25 di settembre proprio a Montesilvano. Pop di qualità, gli Zero Assoluto saranno a Manoppello per quanto riguarda appunto i concerti. E poi nel taglio basso, gli ingegneri, il braccio di ferro sulla discarica. La Deco ha cominciato ad occuparsi dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Colle Freddo. Entro un paio di mesi dovrà concluderli, con l'incognita del Consiglio di Stato che dovrà discutere il ricorso della Delta Lavori. E poi i progetti, mercati e bike sharing, idee per Montesilvano. E poi sempre da Montesilvano, Santa Filomena, Viale Auto dalla Riserva. Passiamo alla pagina dell'Aquila. Gran Sasso, stagione record fino al giorno del terremoto. Non ha aiutato la notizia della caduta di parte della parete del Corno Piccolo. Giuliani, guadagnati 15.000 euro dai parcheggi e senza costi di gestione. Questo per quanto riguarda il bilancio della stagione turistica. E poi ricollocate le targhe di Tradardi e Colagrande in tribunale, questa la richiesta che fa seguito a diversi altri interventi, che viene dal 91enne aquilano Arnaldo e Torre che faceva parte dei partigiani.
Poi la ricostruzione, polemiche sui nuovi danni in case riparate, gli ingegneri chiarezza e non allarmismi. Di spalla, Cantone indaga anche sui crolli a Montereale. Al via a partire da lunedì l'acquisizione documentale degli uomini di Cantone, che guida l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per fare chiarezza sui crolli che hanno interessato anche il comune di Montereale in provincia dell'Aquila, dove non ci sono state fortunatamente vittime o feriti. Nel taglio basso la raccolta differenziata da martedì si estende a Pile e poi centrale di spaccio Arroio, arrestato un 55enne. Il blitz è scattato in pieno giorno alla fermata degli autobus in prossimità dell'ufficio postale. A Pizzoli acqua non potabile, allarme tra la popolazione. Il sindaco Anastasio ha firmato l'ordinanza, però esclude connessioni con il terremoto. Gran Sasso Acqua è al lavoro per ripristinare la situazione. Opposizione all'attacco, l'assenza di informazioni e il silenzio degli amministratori creano incertezza. E poi Viale Pescara si apre una voragine, vedete proprio la fotografia con le transenne che delimitano la zona in cui c'è stato il crollo. E poi l'evento, weekend alla scoperta delle piante officinali, ancora Suore di San Basilio Amatriciana, un fine settimana a tutta solidarietà. Oggi alle 13 si terrà l'emiciclo, il pranzo di solidarietà per sostenere l'impegno delle Suore Celestine del Monastero di San Basilio all'Aquila, impegnate nelle missioni in Centro Africa e nelle Filippine. Nel taglio basso, Don Natale Mariani, sacerdote eroico nell'epoca di tanti preti coraggiosi. Ricordo del nunzio apostolico Monsignor Orlando Antonini nel 65esimo anniversario dalla morte. Passiamo alla pagina di Avezzano sul Mona. Santa Croce per 75, avviata la mobilità. Il patron Colella conferma e se la prende con la regione. Vogliono farci chiudere. Il nostro è un caso unico in Italia. Guerra aperta tra l'azienda e il vicepresidente Lolli con i suoi collaboratori. Adottati due pesi e due misure. Oscar Stornelli, sindacalista della UIL, dice facciamolo restare a tutti i costi. Marsica fila le poste più piacevoli con internet gratis e poi a Prato la protezione civile appello a Mattarella per il polo. Scendiamo nel taglio basso, centrale idroelettrica bloccata dalla burocrazia sul Mona per un semplice pezzo di carta, l'imprenditore aspetta da oltre 7 mesi. Sempre a sul Mona, orso che è stato avvistato nei pressi della città, vertice in comune. A Celano, denunciato dalla polizia lo scippatore seriale, mentre per quanto riguarda la Marsica, tagliacozzo, scuole ok, polemiche invece a Celano. Passiamo adesso alla pagina di Chieti. L'università Pignora, la villa dell'ex DG Marco Napoleone. La prestigiosa dimora di San Martino potrebbe finire all'asta a metà dicembre. Il manager, procedura forse accelerata, non si è ancora espressa la Cassazione. L'Ateneo si è visto riconoscere dalla Corte d'Appello la restituzione di oltre 1 milione di stipendi non dovuti, questo il caso. E poi le scuole, tutti gli edifici ok, lunedì in aula, 4.900 alunni per quanto riguarda la città di Chieti, solo nell'istituto di Via Lanciano le lezioni iniziano il 15 di settembre a causa dei lavori appena ultimati. Andiamo ad ascoltare insieme il servizio. Se negli ultimi giorni l'attenzione generale è stata dedicata alla sicurezza degli edifici scolastici per l'imminente riapertura delle scuole, dopo il sisma del 24 agosto scorso, suscitando anche forte preoccupazioni per molti genitori, il Comune di Chieti mette in chiaro tutte le attività portate avanti dal 2009 ad oggi sul fronte prevenzione e messa in sicurezza. Il Comune ha speso 1 milione di euro in attività che hanno coinvolto tecnici ed esperti per mappare lo stato di salute di più di 30 edifici. Il più importante degli investimenti, cioè quello che doveva dirci in che stato di salute fossero le nostre scuole, lo abbiamo fatto noi dal 2009 in poi e valgono 1.100.000 euro di studi di vulnerabilità. E grazie a questo che oggi noi sappiamo lo stato in cui si trovano le nostre scuole. E da quello partiamo per dire innanzitutto che le nostre scuole, quelle aperte, sono agibili, due le abbiamo chiuse perché non agibili, e sulla scorta degli studi di vulnerabilità sismica abbiamo iniziato gli interventi.
L'ammontare degli investimenti adoperati per le scuole è di quasi 10 milioni di euro, 32 edifici scolastici che comprendono asili nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, per un totale di 4.900 alunni. La buona notizia è che non ci saranno variazioni sull'avvio dell'anno, tranne per una scuola che da pochi giorni ha concluso i lavori di adeguamento sismico. Nessuna variazione se non lo slittamento di soli 3 giorni per la primaria e per la scuola dell'infanzia di Via Lanciano, dove abbiamo fatto lavori di miglioramento e adeguamento sismico e dove sono in corso i lavori di sistemazione e di ritrasferimento degli arredi che si trovavano presso un'altra scuola. Andiamo avanti con la lettura delle pagine di Chieti del Messaggero. Lanciano, il centro fiorisce a settembre, tutti i locali aperti e musica in piazza per la festa del Malvò. Questa sera Gabbiani 68 animazione, domani disco Marcord, Pupillo, continueremo nel restyling del salotto cittadino, ci sono 700.000 euro per Porta San Biagio e 500.000 per La Sacca. Questo per quanto riguarda Lanciano. Ancora pista ciclabile Costa dei Trabocchi al via i lavori, e sempre da Lanciano perde la bandana accusato di rapina. E poi ritroviamo la notizia della lungodegenza al Bernabeo di Ortona. A Vasto Expo filatelico, migliaia di collezionisti da tutta Italia, sempre da Vasto Pollutri, il Movimento 5 Stelle ricorre alla Corte dei Conti, incompatibili l'incarico nello staff del sindaco e la guida di Cerella Autoservizi, ancora da Vasto, pedonale incognita TAR. Adesso passiamo alla città per andare a vedere anche le notizie da Teramo e provincia. Psicosi, scuole sicure, giù le mani dai 10 milioni per la funivia dell'Ateneo, il rettore D'Amico rispedisce al mittente la furbata del sindaco Brucchi che vorrebbe i fondi del master plan per costruire un nuovo polo scolastico. Intanto la querelle sul Braga, l'unica sede resta il Parco della Scienza, il sindaco replica in diretto al comitato, parlo col presidente e con il CDA. Andiamo ad ascoltare proprio questa querelle sollevata dal Comitato per il Braga. Il Comitato Braga esprime preoccupazione per il futuro dell'Istituto Musicale che, dopo il terremoto dello scorso 24 agosto, si è visto sparire, a causa dei danni provocati dal sisma, sia la sede storica di Piazza Verdi, sia l'edificio del COMI, dove temporaneamente svolgeva la parte didattica. Sicuramente non ci aiuta l'atteggiamento dell'amministrazione comunale, ha dichiarato il presidente del Comitato, che invece di dare una mano, continua a proporre una sede come il Parco della Scienza, che non ha alcun requisito, né di legge né logistico, per ospitare un conservatorio. E tantomeno si riesce a parlare in città di una scuola come la Molinari, che attualmente è vuota e che paradossalmente viene pensata come soluzioni per delle scuole in difficoltà. Quindi prendiamo atto che il conservatorio per il sindaco di Teramo non è una scuola. L'istituto ha fatto una richiesta al demanio perché è stato individuato nell'ex archivio nella zona di Porta Romana una possibilità concreta, visto che ha tutti i requisiti e attualmente è vuoto sostanzialmente, però i tempi burocratici non sono veloci. Vogliamo mettere in evidenza anche le difficoltà dell'utenza che si trova a dover spostarsi momentaneamente, insomma, nella sede di Giulianova, che è stata individuata come palliativo per mantenere una continuità didattica. Questa situazione rischia di protrarsi e sta creando grossi problemi anche in termini di iscrizioni per l'anno che sta arrivando, quindi questa è la prima cosa. Poi tra l'altro volevamo ribadire questa assoluta impossibilità a prendere in considerazione la sede del Parco della Scienza come idea. Inoltre anche una proposta da fare al Consiglio di amministrazione, cioè quella di esonerare, come ha fatto l'Università di Teramo, ad esempio ragazzi che provengono dalle zone del sisma, per quanto riguarda il pagamento delle rette, potrebbe essere un bel segnale. Sempre per quanto riguarda le scuole, come vi ho anticipato poco fa, le scuole teramane riaprono lunedì 19, materne, elementari e medie cittadine si adeguano alle superiori una settimana in meno sul calendario, e poi i genitori preoccupati si danno appuntamento al Duomo alle 9.30. Ci sarà questo appuntamento informale dei genitori preoccupati per la situazione delle scuole che vorranno essere ricevuti dal sindaco di Teramo. E poi ancora problemi sulla viabilità dopo il terremoto, la prossima settimana ANAS sistemerà le gallerie di Frondarola e Ortolano.
Sempre per quanto riguarda le scuole, danni anche ai licei Milli e Montauti, guai al Curie, all'artistico, stessa situazione del Pascal, impossibile risolvere i problemi rilevati senza aprire prima eseguire lavori strutturali. Andiamo adesso invece in provincia, la ricostruzione va avanti nonostante i danni, a Montorio in arrivo un finanziamento da 1 milione di euro dell'USRC che garantirà l'apertura di 3 cantieri. A Campli le lezioni ripartiranno regolarmente per quanto riguarda le scuole. Ad Atri i genitori minacciano di non portare i figli a scuola. Lettera aperta indirizzata al sindaco Astolfi. I controlli non si gestiscono con arroganza. A Notaresco per gli alunni delle medie l'anno scolastico inizia tra 1000 dubbi. E poi si è spento Nuzzi, ex vescovo di Teramo ed Atri, il Monsignore espirato giovedì sera nella casa di riposo che aveva contribuito a fondare a Boiano. Oggi ci saranno i funerali. Andiamo ancora avanti, problemi in dogana per le pietre del corso, quelle arrivate sono tutte dello stesso tipo, ma il progetto prevede una decina di tonalità differenti. Ad Alba Adriatica l'opposizione chiede le dimissioni del sindaco, il passaggio in minoranza della di Addazio scatena le polemiche, la città ha bisogno di certezze. E poi allo scuolabus ci pensa Mastro Mauro, niente accordo con Gaspari, il comune farà da sé con i mezzi e il personale. E sempre a Giulianova, eventi, si riaccende la polemica contro Grimi e per l'ambiente intensificati i controlli sulle discariche abusive. Per quanto riguarda il turismo, balneazione dei dati nella norma anche a fine stagione balneare. E poi a Montepagano la scuola chiude per colpa di Pavone, questa è la notizia che arriva da Roseto, l'amministrazione risponde all'ex sindaco, non ha mai mantenuto le promesse per il rilancio del borgo. Andiamo, anzi torniamo adesso sul Messaggero per andare a vedere le pagine dello sport. L'Abruzzo Sport si apre con il Pescara. Pescara vai a punti con l'Inter. Il difensore Crescenzi è la sua terza volta con il Delfino. Massima attenzione ai duelli individuali dove loro sono fortissimi. Mentre noi invece andiamo ad ascoltare un ex della partita, Biraghi. È stata la mia squadra per tanti anni, la squadra della mia città e la squadra per cui ho tifato e per cui comunque tifo. No, non c'è rivalsa, sicuramente una partita è sempre una partita di calcio come tutte le altre, però come tutte le altre non è, perché comunque, ripeto, è una squadra che è stata per tanti anni la mia squadra, quindi è una partita un po' speciale. Sicuramente sarà una partita difficile perché l'Inter non è partita bene, perché hanno avuto i loro problemi con gli allenatori, cambio di allenatore prima di iniziare il campionato, che non è facile, un allenatore che ha la prima esperienza in Italia, che comunque credo non parli la lingua, quindi farà anche fatica a comunicare e che comunque il lavoro che ha portato, il lavoro di un allenatore ci vuole sempre un po' di tempo per vederlo. Adesso hanno avuto 2 settimane per lavorare e sarà una partita difficile perché ha grandi giocatori, grandi nomi l'Inter. Quest'anno si è rafforzata tanto e credo che sia appena al di sotto della Juve come qualità di giocatori. E quindi sarà una partita difficile, molto difficile. Candreva è uno dei giocatori italiani più forti e più in forma in questo momento. E è un test forse più difficile dell'anno per me direttamente, però sono tranquillo, sto bene e domenica si vedrà. Certo, noi siamo una squadra forte, che impronta tutto sul piano del gioco e abbiamo messo in difficoltà il Napoli, abbiamo messo in difficoltà forse ancora di più il Sassuolo, che secondo me era ancora più difficile del Napoli come partita, perché il Sassuolo arrivava già da 5-6 partite ufficiali dove non aveva mai perso e dove comunque anche loro improntano tutto sul gioco e mettono sotto tutti. Noi invece dal primo all'ultimo minuto credo abbiamo fatto una partita di grande spessore.
Andiamo sulla pagina dello sport della città per parlare della Lega Pro e del Teramo. Zauli tenta lo sgambetto al Pordenone questo pomeriggio alle 18.30. La partita, il tecnico contro la sua ex squadra. Sono certo che vedremo un Teramo ancora migliore di sabato scorso. L'11 di oggi, fuori Carraro e Di Palo Antonio, spazio dal primo minuto per Petrella. Rientra nel pacchetto arretrato Scipioni. Nel tridente Sansovini sarà spostato sulla corsia di sinistra. Adesso invece passiamo alla Serie D, tornando sul Messaggero. Ganci, l'Aquila può vincere il campionato, il Bomber, nessuna concorrenza di ruoli con Bonvissuto. E poi Paris, Avezzano, voglio 1000 tifosi allo stadio, il patron carica l'ambiente e apre a nuovi soci nel club. Per quanto riguarda invece il calcio a 5, no impianto a Questapone e Montesilvano emigrano, non c'è accordo sul Palaroma, tutti sul parquet di Chieti. Per la MotoGP, Iannone cade, si fa male, oggi decide se corre al Mugello, ci dovrà essere l'ok dei medici. Il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio per aver seguito anche oggi Mattino 6, che tornerà lunedì alle ore 7, invece la nostra informazione con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie ancora, vi auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana.